Ciao a tutti amici, buonasera, sì, buonanotte. Buonanotte a tutti amici, che bello vedervi tutti qua, ciao Simona, ciao Pierluigi, ciao, ciao Pensiero Nero, ciao Max, ciao... basta, ciao a tutti e sette. Allora, questa volta... Oddio, mi piacerebbe leggere assieme a voi un libro che mi è stato suggerito da una persona che si chiama Eros Accolla, che mi ha contattata qualche tempo fa e mi ha parlato di questo libro dicendomi che è molto interessante, affascinante ed è assolutamente da leggere. Quindi io, che sono una persona che ascolta i consigli, ho deciso di leggere in vostra compagnia Flatlandia di Edwin A. Abbott. Ciao Lì! Cominciamo? Parte prima. Questo mondo. Abbi pazienza, che il mondo è vasto e largo. Primo, sulla natura della Flatlandia. Chiamo il nostro mondo Flatlandia non perché sia così che lo chiamiamo noi, ma per rendere più chiara la natura a voi, o lettori beati, che avete la fortuna di abitare nello spazio. Immaginate un vasto foglio di carta su cui delle linee rette, dei triangoli, dei quadrati, dei pentagoni, degli esagoni e altre figure geometriche, invece di restare ferme al loro posto, si muovano qua e là, liberamente, sulla superficie o dentro di essa, ma senza potersene sollevare, senza potervisi immergere, come delle ombre, insomma, consistenti però e dai contorni luminosi. Così facendo avrete un'idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti. Ahimè, ancora qualche anno fa avrei detto del mio universo, ma ora la mia mente si è aperta a una più alta visione delle cose. In un paese simile, ve ne sarete già resi conto, è impossibile che possa darsi alcunché di quel che voi chiamate solido. Può darsi però che crediate che a noi sia almeno possibile distinguere a prima vista i triangoli, i quadrati e le altre figure che si muovono come ho spiegato. Al contrario, noi non siamo in grado di vedere niente di tutto ciò, perlomeno non in misura tale da poter distinguere una figura da un'altra. Niente è visibile per noi, né può esserlo, tranne che nelle linee rette, e il perché lo dimostrerò subito. Posate una monetina nel mezzo di uno dei vostri tavolini nello spazio e chinatevi a guardarla dall'alto. Essa vi apparirà come un cerchio. Ma ora, ritraendovi verso il bordo del tavolo, abbassate gradatamente l'occhio, avvicinandovi così sempre più alle condizioni degli abitanti della Flatlandia. E vedrete che la monetina diverrà sempre più ovale, finché da ultimo, quando avrete l'occhio precisamente all'altezza del piano del tavolino, cioè come se foste un autentico abitante della Flatlandia, la moneta avrà cessato di apparire ovale e sarà divenuta, per quanto potrete vederla, una linea retta. Lo stesso accadrebbe se faceste il medesimo esperimento con un triangolo, un rettangolo o una qualsiasi altra figura ritagliata nel cartone. Se la guardaste con l'occhio a livello del piano del tavolino, vedreste che essa cesserebbe di apparirvi come una figura e che diventerebbe identica per l'aspetto a una linea retta. Prendete ad esempio un triangolo equilatero che da noi corrisponde a un commerciante della classe rispettabile. La figura 1 rappresenta il commerciante come voi lo vedreste nell'alto. Dall'alto. Le figure 2 e 3 rappresentano il commerciante come voi lo vedreste se aveste l'occhio vicino o vicinissimo al livello del tavolino e se il vostro occhio fosse proprio a livello del tavolino, cioè come noi lo vediamo nella Flatlandia. Non scorgereste altro che una linea retta. Quando ero nella Spacelandia, sentii dire che i vostri marinai fanno un'esperienza assai simile quando, attraversando i vostri mari, avvistano all'orizzonte un'isola o una costa lontana. La terra in lontananza potrà essere ricca di golfi, promontori, angoli concavi e convessi, di qualsivoglia numero e dimensione. Tuttavia, da lontano, voi non vedete nessuna di queste cose, a meno che il vostro sole non le illumini vivacemente, sottolineando le sporgenze e le rientranze della Terra mediante giochi di luci e di ombre. Non vedete altro che una linea grigia e continua sull'acqua. Ebbene,
Questo è proprio ciò che vediamo noi nella Flatlandia, quando ci viene incontro uno dei nostri conoscenti, sia egli triangolare o di altra forma. Dal momento che da noi non c'è né il sole né alcun altro tipo di luce in grado di originare delle ombre, non abbiamo nessuno degli aiuti visivi che avete voi nella Spacelandia. Se il nostro amico ci si avvicina di più, vediamo la sua linea estendersi. Se si allontana, la vediamo accorciarsi, ma egli continua ad avere l'aspetto di una linea retta. E si tratti pure di un triangolo, di un quadrato, di un pentagono, di un esagono, di un circolo, di quel che volete, egli avrà sempre l'aspetto di una linea retta e di nient'altro. Potrete magari domandare come facciamo in circostanze tanto sfavorevoli a distinguere i nostri amici l'uno dall'altro, ma a questa domanda naturalissima risponderò più a proposito e con minori difficoltà quando sarò arrivato alla descrizione degli abitanti della Flatlandia. Per ora mi si consenta di differire la questione e di dire una parola o due sul clima e sulle abitazioni del nostro paese. Sul clima e le abitazioni della Flatlandia. Come da voi, così anche da noi ci sono quattro punti cardinali: nord, sud, est, ovest. Dal momento che non ci sono né sole né altri corpi celesti, per noi è impossibile determinare il nord nel modo consueto. Abbiamo però un nostro sistema. Da noi una legge di natura, vuole che ci sia una costante attrazione verso il sud. E benché questa attrazione sia molto lieve nelle zone temperate, tanto che lì anche una donna in condizione di salute normale può spostarsi di parecchie centinaia di metri in direzione nord senza gravi difficoltà, tuttavia l'effetto ostacolante che deriva dall'attrazione verso il sud è più che sufficiente a fungere da bussola nella maggior parte del nostro mondo. Inoltre la pioggia, che cade a epoche fisse, costituisce un ulteriore aiuto, poiché proviene sempre dal nord. E nelle città abbiamo la guida delle case, che, come è naturale, hanno le pareti laterali orientate quasi sempre da nord a sud, così che i tetti possano proteggere dalla pioggia che viene dal nord. In campagna, dove non ci sono case, possono fungere da guida i tronchi degli alberi. In complesso, per orientarci, non incontriamo tutte le difficoltà che ci si potrebbe immaginare. Con tutto ciò che mi è capitato, trovandomi in qualcuna delle nostre regioni più temperate, dove l'attrazione verso il sud non si sente quasi, e camminando per una pianura perfettamente deserta, dove non c'erano case né alberi a farmi da guida, mi è capitato, dicevo, di essere costretto a restare fermo per delle ore in attesa della pioggia, prima di poter riprendere il cammino. Per la gente anziana e per le persone deboli, specialmente le femmine più delicate, la forza d'attrazione è assai più sensibile che per gli esponenti più robusti del sesso maschile, così che è buona norma d'educazione, incontrando una signora per strada, cederle il lato nord della via, il che non è sempre facile da mettere in pratica, soprattutto se il preavviso è stato breve. Se vi trovate in cattiva salute e in un clima dove sia piuttosto difficile distinguere il vostro nord dal vostro sud. Finestre nelle nostre case non ce ne sono, perché la luce ci giunge allo stesso modo in casa e fuori, di giorno e di notte, ugualmente a ogni ora e in ogni luogo. Donde? Non lo sappiamo. Qual è l'origine della luce? Nei vecchi tempi era questo un problema canonico che i nostri eruditi si ponevano sovente. La risposta è stata cercata più volte con l'unico risultato di affollare di aspiranti risolutori i nostri manicomi. Di conseguenza, dopo alcuni vani tentativi di sopprimere tali ricerche indirettamente, rendendole passabili di una tassa gravosa, la legislazione in tempi relativamente recenti le ha proibite del tutto. Io solo, in tutta la Flatlandia, conosco ora anche troppo bene la soluzione di questo misterioso problema. Ma non c'è verso di fare intendere la mia scienza a uno solo dei miei compatrioti. E mi si irride, me, il solo possessore delle verità dello spazio e della teoria dell'introduzione della luce nel mondo a tre dimensioni, come se fossi il più pazzo dei pazzi. Ma bando a queste penose digressioni. Torniamo alle nostre case. La forma di casa più comune è a cinque lati o pentagonale, come nell'annessa figura. I due lati settentrionali.
I due lati settentrionali, RO o F, costituiscono il tetto e in genere non hanno porte. A est c'è una porta piccola per le donne, a ovest una porta più grande per gli uomini. Il lato meridionale o pavimento è in genere privo di porte. Case triangolari e quadrate non sono permesse, ed eccone la ragione. Poiché gli angoli di un quadrato e ancora più quelli di un triangolo equilatero sono assai più aguzzi di quelli di un pentagono, e poiché le linee degli oggetti inanimati, come le case, sono meno nitide di quelle degli uomini e delle donne, ne deriva che non lieve è il pericolo che gli spigoli di un'abitazione rettangolare o triangolare rechino danni seri al passante imprudente o distratto che ci vada a cozzare contro. E perciò, già nell'undicesimo secolo della nostra era, le case triangolari furono universalmente proibite a norma di legge, con l'unica eccezione delle fortificazioni, dei depositi di polvere da sparo, delle caserme e di altri edifici governativi a cui non è desiderabile che il pubblico si avvicini troppo alla leggera. In quel periodo si consentivano ancora dappertutto case quadrate, pur tentando di scoraggiarle con una tassa speciale. Ma circa 3 secoli dopo, la legge stabilì che per ogni città che superasse i 10.000 abitanti non si potessero autorizzare angoli di case inferiori a quelli di un pentagono per motivi di sicurezza pubblica. Il buonsenso della comunità secondò gli sforzi della legislazione. E adesso, anche in campagna, la costruzione pentagonale ha soppiantato tutte le altre. È solo di quando, in qualche distretto agricolo assai arretrato e remoto, che un ricercatore di antichità può ancora capitare di imbattersi in una casa quadrata. Sugli abitanti della Flatlandia. La massima lunghezza o larghezza di un abitante adulto della Flatlandia si può calcolare all'incirca in 28 dei vostri centimetri. 30 centimetri può considerarsi un'eccezione. Le nostre donne sono delle linee rette. I nostri soldati e gli operai delle classi inferiori sono dei triangoli con due lati uguali, ciascuno della lunghezza di 28 centimetri circa, e un terzo lato o base così corto, spesso appena più lungo di 1 centimetro, da formare al vertice un angolo assai acuto e temibile. E specialmente quando le loro basi sono di tipo ínfimo, cioè lunghe non più della terza parte di 1 centimetro, è difficile distinguerli dalle linee rette o donne, tanto acuminati sono i loro vertici. Da noi, come da voi, questi triangoli si distinguono dagli altri con il nome di isosceli, e così mi riferirò ad essi nelle pagine che seguiranno. La nostra borghesia è composta da equilateri, ovvero da triangoli dai lati uguali. I nostri professionisti e gentiluomini sono quadrati, classe a cui io stesso appartengo, e figure a 5 lati, o pentagoni. Subito al di sopra di costoro viene l'aristocrazia, divisa in parecchi gradi, cominciando dalle figure a 6 lati o esagoni, per continuare via via che il numero dei lati aumenta, fino a ricevere il titolo onorifico di poligonali o dai multilati. Infine, quando il numero dei lati diventa tanto grande e i lati tanto piccoli che la figura non è più distinguibile da un cerchio, si entra a far parte dell'ordine circolare o sacerdotale. E questa è la classe più elevata di tutte. Da noi è una legge naturale che il figlio maschio abbia un lato di più del padre, così che ogni generazione, di regola, sale di un gradino nella scala dello sviluppo e della nobiltà. Così il figlio di un quadrato è un pentagono, il figlio di un pentagono un esagono, e via dicendo. Ma questa regola non sempre funziona per i commercianti, e ancora più di rado per i soldati e gli operai. Del resto, questi ultimi a malapena possono dirsi degni del nome di figure umane, visto che non hanno tutti i lati uguali. Perciò con loro la legge naturale non vale, e il figlio di un isoscele, cioè di un triangolo con due lati uguali, rimane un semplice isoscele.
Tuttavia, nemmeno un isoscele è negata ogni speranza che la sua discendenza possa un giorno elevarsi dalla propria condizione degradata. Perché dopo una lunga serie di successi militari o dopo solerti e fruttuose fatiche, si nota in genere che gli esponenti più intelligenti delle classi degli artigiani e dei soldati mostrano un leggero aumento del terzo lato o base e un accorciamento degli altri due lati. I matrimoni misti, combinati dai preti tra i figli e le figlie di questi membri delle classi inferiori intellettualmente più dotati, danno in genere come risultato una prole ancora un poco più vicina al tipo del triangolo equilatero. Raramente, in proporzione al gran numero delle nascite degli isosceli, genitori isosceli producono un triangolo equilatero autentico e certificabile. Una nascita del genere richiede come premesse non solo una serie di matrimoni accuratamente combinati, ma anche un diuturno esercizio di frugalità e di autocontrollo da parte degli aspiranti progenitori del futuro equilatero, nonché lo sviluppo paziente, sistematico e continuo dell'intelletto dell'isoscele durante molte generazioni. Nel nostro paese la nascita di un autentico triangolo equilatero da genitori isosceli è motivo di giubilo in un ambito di parecchie centinaia di metri. Dopo un accurato esame condotto dalla Commissione Sanitaria e Sociale, il neonato, se riconosciuto regolare, viene ammesso con una cerimonia solenne alla classe degli equilateri. Subito dopo, egli viene sottratto agli orgogliosi ma dolenti genitori per essere adottato da un equilatero senza figli, che sotto giuramento si impegna a non permettere che il bambino metta più piede nella vecchia casa, né che veda mai più i suoi parenti, per paura che l'organismo appena formato possa, per via di un'inconscia imitazione, ricadere a livello ereditario. L'eventuale apparizione di un equilatero dai ranghi di progenitori nati servi non è festeggiato soltanto dai poveri servi in questione come un raggio di luce e di speranza sullo squallore monotono della loro esistenza, ma anche dall'aristocrazia in genere. Perché tutte le classi più elevate sono ben consce che siffatti rari fenomeni, mentre da un lato contribuiscono poco o nulla a svilire i loro privilegi, dall'altro costituiscono un'utilissima difesa contro una rivoluzione dal basso. Se tutta la plebaglia acutangola fosse sempre stata, senza eccezioni, affatto priva di ambizioni e di speranze, essa avrebbe forse trovato dei capi e qualcuna delle sue numerose sedizioni, dei capi in grado di far sentire anche alla sapienza dei circoli il peso della propria superiorità di forza e di numero. Ma una saggia disposizione della natura ha decretato che nella proposizione stessa con cui aumentano l'intelligenza, le cognizioni e ogni altra virtù delle classi operaie aumenti anche l'ampiezza del loro angolo acuto, che li rende fisicamente temibili. Per avvicinarsi all'angolo relativamente inoffensivo del triangolo equilatero. Così, negli esponenti più brutali e pericolosi della classe militare, creature quasi a livello delle donne, quanto a mancanza di intelligenza, si nota che con il crescere della capacità mentale necessaria allo sfruttamento del loro tremendo potere perforante, essi incorrono in una corrispondente di diminuzione di quel potere medesimo. Com'è mirabile questa legge di compensazione? E quale prova perfetta dell'aderenza alla natura, e starei per dire dell'origine divina della costituzione aristocratica degli stati della Flatlandia. Mediante un impiego giudizioso di questa legge naturale, i poligoni e i cerchi riescono quasi sempre a soffocare la sedizione sul nascere, mettendo a profitto l'insopprimibile quanto illimitata capacità di sperare nella mente umana. Anche l'arte viene in aiuto alla legge e all'ordine. In genere è possibile, grazie a una piccola comprensione o espansione artificiale operata dai medici di Stato, rendere perfettamente regolare qualcuno dei capi più intelligenti di una rivolta e ammetterlo subito a far parte delle classi privilegiate, un numero assai maggiore che non possiede ancora i requisiti adatti, allettato dalla prospettiva di una futura nobilitazione, viene indotto a entrare nei vari ospedali di Stato, dove è poi tenuto in un'onorevole. Dove è poi tenuto in un onorevole confino per il resto della vita.
Solo uno o due fra i più ostinati, sciocchi e irrimediabilmente irregolari sono condannati all'esecuzione capitale. Così la sventurata plebaglia degli isosceli, priva di guida e di piani d'azione, si lascia trafiggere senza opporre resistenza dal piccolo gruppo dei loro confratelli che il Gran Circolo assolda e tiene pronto per casi di emergenza come questo. Oppure, più spesso, grazie a sospetti e gelosie abilmente seminati fra di loro dal partito circolare, essi vengono aizzati nelle lotte intestine e periscono l'uno sull'angolo dell'altro. Nei nostri annali si registrano non meno di 120 rivoluzioni, che con i tumulti di minore importanza arrivano a un totale di 235, e sono tutte andate a finire così. Sulle donne. Se i nostri acuminati triangoli della classe militare sono pericolosi, se ne può facilmente dedurre che le nostre donne lo sono ancora di più. Perché se un soldato è un cuneo, una donna è un ago, essendo per così dire tutta punta, almeno alle due estremità. Si aggiunga a ciò la sua facoltà di rendersi praticamente invisibile quando vuole, e vi renderete conto che in Flatlandia una femmina è una creatura con cui c'è assai poco da scherzare. Ma forse a questo punto qualcuno dei miei lettori più giovani chiederà come fa una donna della Flatlandia a rendersi invisibile. A me sembra che questo dovrebbe essere evidente senza bisogno di spiegazioni. Tuttavia, poche parole lo renderanno chiaro ai meno riflessivi. Mettete un ago su un tavolo, poi con l'occhio a livello del tavolo, guardatelo lateralmente e lo vedrete in tutta la sua lunghezza. Se invece avrete di fronte una delle sue estremità, non vedrete che un punto. È diventato praticamente invisibile. Con una delle nostre donne avviene esattamente lo stesso. Quando volge il lato della no nella nostra direzione, la vediamo come una linea retta, ma quando ci presenta l'estremità con occhio e bocca, da noi questi due organi sono tutt'uno, allora non vediamo altro che un punto assai brillante. Ma se è la schiena che si presenta al nostro sguardo, allora, poiché questa è meno brillante, anzi quasi opaca come un oggetto inanimato, la sua estremità posteriore le fa da mantello invisibile. A questo punto, i rischi a cui siamo esposti dalla presenza delle nostre donne saranno evidenti anche all'intelletto meno pronto di tutta la Spacelandia. Infatti, se persino l'angolo di un rispettabile triangolo borghese non è privo di pericoli, se l'urto con un operaio comporta un taglio, se la collisione con un ufficiale della classe militare è seguita di regola da una ferita seria, se l'essere semplicemente toccati dal vertice di un soldato semplice comporta un rischio mortale, che altro ci si potrà aspettare dall'urto con una donna, se non la distruzione totale e immediata? E quando una donna è invisibile o visibile soltanto come un punto semiopaco, non sarà difficile anche per i più prudenti riuscire sempre a evitare una collisione? Per ridurre il più possibile questo pericolo, molti sono stati i provvedimenti presi in ogni epoca nei vari stati della Flatlandia. E nei climi meridionali e meno temperati, dove la forza gravitazionale è maggiore e gli esseri umani più facilmente compiono movimenti casuali e involontari, le leggi riguardanti le donne sono, come è naturale, assai più severe. Ma dal seguente sommario ci si potrà fare un'idea generale del codice. Ogni casa deve avere un ingresso dal lato orientale riservato esclusivamente alle femmine, dal quale ogni femmina entrerà in modo conveniente e rispettoso, senza mai usare la porta degli uomini o ingresso occidentale. Ad ogni femmina è proibito, sotto pena di morte, camminare in qualsivoglia luogo pubblico senza emettere ininterrottamente il suo grido di pace. Ogni femmina che risulti in seguito a debito accertamento affetta dal ballo di San Vito, da attacchi isterici, da un raffreddore cronico accompagnato da sternuti violenti o da qualsivoglia altro male comportante movimenti involontari, deve essere eliminata all'istante.
In alcuni stati c'è una quarta legge aggiuntiva che proibisce alle femmine, sotto pena di morte, di camminare o anche di star ferme in qualsiasi luogo pubblico senza muovere continuamente il posteriore da sinistra a destra, in modo da segnalare la propria presenza a chi sta dietro. Altri costringono una donna in viaggio a farsi seguire da un figlio, da un servo o dal marito. Altri confinano senz'altro le donne a casa loro, tranne nelle festività religiose. Ma i più saggi fra i nostri circoli o uomini di Stato sono giunti alla conclusione che la moltiplicazione delle restrizioni sulle femmine tende non solo alla debilitazione e diminuzione della razza, ma anche all'aumento degli omicidi domestici, sicché uno Stato che abbia un codice troppo severo finisce tutto sommato per rimetterci. Perché se l'umore delle donne viene troppo esasperato dall'essere confinato in casa o da regolamenti oppressivi quando escono, esse sono capaci di sfogare il proprio malumore sui mariti e sui figli, e nei climi meno temperati si è dato il caso che l'intera popolazione maschile di un villaggio fosse distrutta nel giro di un'ora o due di simultaneo femminile scatenamento. Perciò le tre leggi succitate bastano per gli stati meglio regolati e possono servire come esemplificazione approssimativa del nostro codice femminile. Dopotutto, la nostra principale arma di salvezza non è costituita dalla legislazione, ma dall'interesse stesso delle donne, perché, nonostante che a loro basti compiere un movimento retrogrado per infliggere una morte istantanea, esse rischiano di uscirne con il fragile corpo stroncato, qualora non riescano a liberare subito la propria estremità acuminata dal corpo che si divincola della vittima. Anche la potenza della moda è dalla nostra parte. Ho messo in rilievo come in alcuni stati meno civilizzati non si permetta alle donne di stare in un luogo pubblico senza far ondeggiare il posteriore da sinistra a destra, ma questa abitudine è stata sempre seguita da ogni signora che avesse la minima pretesa di educazione. In ogni stato ben governato, a memoria di figura, è considerato una vergogna per uno stato il dover imporre per legge quello che dovrebbe essere, così come lo è presso ogni femmina rispettabile, un istinto di natura. L'ondeggiamento ritmico e, se così posso dire, armonioso del posteriore delle nostre dame di rango circolare sarà invidiato e imitato dalla moglie di un comune equilatero che, da parte sua, non riuscirà a ottenere niente di più di un'oscillazione monotona come il tic-tac di un pendolo. E il tic-tac dell'equilatera sarà non di meno ammirato e copiato dalla moglie dell'isoscele ambizioso di progredire socialmente. Anche se nelle femmine della sua famiglia il movimento posteriore di qualsiasi genere non è diventato ancora una necessità vitale. Perciò, in ogni famiglia di un certo livello, il movimento posteriore signoreggia come il tempo stesso, e i mariti e i figli di queste case godono immunità, se non altro, dagli attacchi invisibili. Non si deve certo pensare con questo che le nostre donne manchino di affetto, ma purtroppo nel sesso debole la passione del momento predomina su ogni altra considerazione. Questa è naturalmente una conseguenza inevitabile della loro infelice configurazione. Dato che esse non hanno nemmeno la più piccola pretesa di un angolo, inferiori in questo anche all'infimo fra gli isosceli, ne segue che sono del tutto prive di facoltà raziocinanti e non hanno né potere riflessivo, né giudizio, né capacità di previsione, né quasi memoria. Perciò nei loro attacchi di collera non guardano in faccia a nessuno. Io stesso ho avuto esperienza di un caso in cui una donna ha sterminato tutta la sua famiglia e mezz'ora dopo, sbollita l'ira e spazzati via i cocci, ha chiesto dove erano il marito e i figli. Perciò è evidente che non bisogna irritare una donna quando essa si trova in condizioni di potersi voltare. Quando sono nei loro appartamenti, che sono costruiti in modo da negare loro tale possibilità, si può dire fare quel che si vuole, perché non sono allora assolutamente in grado di far danni, e dopo qualche minuto avranno già dimenticato sia l'incidente per cui magari in quel momento vi minacciano di morte, sia le promesse che avrete dovuto fare per calmarle.
In genere i nostri rapporti domestici filano abbastanza lisci, con l'eccezione degli strati più bassi delle classi militari. Lì la mancanza di tatto e di discrezione da parte dei mariti causa a volte dei disastri incredibili. Confidando eccessivamente nelle armi offensive dei loro angoli acuti e troppo poco negli strumenti di difesa del buonsenso e della simulazione tempestiva, questi incoscienti trascurano troppo spesso le prescrizioni della costruzione degli appartamenti delle donne, oppure irritano fuori casa le mogli con espressioni infelici che si rifiutano di ritrattare immediatamente. Inoltre, un ottuso, stolido amore della verità letterale li rende restii a fare quelle promesse generose grazie a cui il più giudizioso circolo riesce in un momento a pacificare la propria consorte. Il risultato è un massacro. Non privo dei suoi lati positivi, peraltro, in quanto elimina gli isosceli più brutali e protervi, e più di uno fra i nostri circoli considera la distruttività del sesso sottile alla stregua di uno fra i molti provvidenziali sistemi per sopprimere la popolazione in eccesso e per soffocare sul nascere la rivoluzione. Però anche nelle nostre famiglie meno regolate e più prossime alla circolarità, non posso dire che l'ideale della vita familiare sia altrettanto alto che da voi in Spacelandia. C'è pace, se così si può chiamare l'assenza di strage, ma per forza di cose c'è poca armonia di gusti o di attività, e la prudente saggezza dei circoli ha badato a garantire la sicurezza a costo della comodità domestica. In ogni famiglia circolare o poligonale è un'abitudine che si perde nella notte dei tempi, tanto che ora è divenuta una specie di istinto fra le donne delle nostre classi più elevate, che le madri e le figlie tengano costantemente occhio e bocca rivolta verso i mariti e i loro amici maschi. E in una famiglia distinta, una signora che voltasse le spalle al marito sarebbe considerata come una specie di mostro, con conseguente perdita di status sociale. Ma come mostrerò presto, questa abitudine, pur avendo i vantaggi della sicurezza, non è priva di inconvenienti. Nella casa dell'operaio e del commerciante rispettabile, dove la moglie è autorizzata a voltare le spalle al marito quando è intenta alle sue faccende domestiche, ci sono almeno degli intervalli di quiete, dei momenti in cui la moglie non si vede né si sente, se si eccettua il mugolio ininterrotto del grido di pace. Ma nelle case delle classi superiori troppo spesso non c'è pace. Lì la bocca volubile e l'occhio lustro, penetrante, sono in permanenza rivolti verso il padrone di casa e la luce stessa non è più costante del flusso della loquela femminile. Tutto è destrezza, sufficienti a stornare l'oculeo di una donna. Sono impari al compito di chiudere una bocca femminile. E poiché la moglie non ha assolutamente niente da dire, né assolutamente alcun ritegno di intelligenza, di buon senso o di coscienza che le impedisce di dirlo, si sono trovati non pochi cinici a affermare di preferire il pericolo dell'aculeo mortale, ma silenzioso, alla rassicurante sonorità dell'altra estremità di una donna. Ai miei lettori della Spacelandia, la condizione delle nostre donne sembrerà forse deplorevole. E lo è, infatti. Un maschio che appartenga al tipo più basso degli isosceli può sperare in un miglioramento del suo angolo e nell'elevazione finale di tutta la sua casta degradata. Ma non c'è donna che possa nutrire speranze simili circa il proprio sesso. Una volta donna, per sempre donna, è il decreto della natura. E si direbbe che persino le leggi dell'evoluzione siano state sospese nel suo caso a suo sfavore. E tuttavia non possiamo fare a meno di ammirare la saggia predisposizione, la quale ha ordinato che dal momento che esse non hanno speranze, così non abbiano nemmeno memoria di con cui ricordare, né altre facoltà con cui anticipare le miserie e le umiliazioni che sono al tempo stesso una necessità della loro vita e la base della costituzione della Flatlandia. Vedo che vi state divertendo un sacco con questo libro, eh? Sui nostri metodi per riconoscerci a vicenda.
Voi che avete la fortuna di avere tanto l'ombra che la luce, voi che avete due occhi dotati della conoscenza prospettica e allietati dal godimento dei vari colori, voi che potete vederlo per davvero un angolo e contemplare l'intera circonferenza di un circolo nella beata regione delle tre dimensioni, come potrò mai rendere chiara a voi l'estrema difficoltà che incontriamo noi in Flatlandia per riconoscere le nostre rispettive configurazioni? Ricordate quando vi ho detto dinanzi tutti gli esseri della Flatlandia, animati o inanimati, qualunque sia la loro forma, presentano al nostro occhio il medesimo, quasi il medesimo aspetto, quello cioè di una linea retta. Se dunque tutti hanno lo stesso aspetto, come si farà a distinguere l'uno dall'altro? La risposta è triplice. Il primo mezzo di riconoscimento è il senso dell'udito, che da noi è assai più sviluppato che da voi e che ci permette non solo di distinguere dalla voce i nostri amici personali, ma anche di discernere fra le varie classi, almeno per quanto riguarda i tre ordini più bassi, l'equilaterale, il quadrilaterale e il pentagonale. Perché dell'isoscele non vale la pena di parlare? Ma via via che saliamo nella scala sociale, il processo per cui si distingue e si viene distinti mediante l'udito aumenta di difficoltà, in parte perché le voci si fanno più simili, in parte perché il saper distinguere dalla voce è virtù plebea e non molto diffusa nell'aristocrazia. E ogni qualvolta ci si trovi di fronte al minimo pericolo di inganno, ecco che non possiamo più fidarci di questo metodo. Nelle nostre classi inferiori gli organi vocali sono sviluppati in grado pari a quelli dell'udito e più, sicché un isoscele può facilmente imitare la voce di un poligono e con un po' di pratica persino quella di un circolo, ragion per cui si ricorre comunemente a un secondo metodo. Il tastarsi è per le nostre donne e per le classi inferiori, di quelle superiori parlerò fra poco, il principale metodo di riconoscimento. Almeno fra estranei, e quando l'accertamento riguarda non tanto l'individuo quanto la classe. Perciò, a quello che fra le classi più elevate in Spacelandia è la presentazione, corrisponde da noi il procedimento del tastarsi. Posso chiederle di tastare e lasciarsi tastare dal mio amico signor Tal dei Tali? Questa è ancora oggi fra i più antiquati dei nostri gentiluomini di campagna che abitano in località lontane della città, la formula d'uso per una presentazione in Flatlandia. Ma nelle città e fra uomini d'affari, le parole e di lasciarsi tastare sono omesse e la frase è abbreviata in «Posso chiedere di tastare il tal signor tal dei tali?» Benché sia sottinteso, naturalmente, che il tastare sarà reciproco. I nostri giovani signori più brillanti e moderni, e ne abbiamo di assai poco proclivi a ogni tipo di fatica superflua e di supremamente indifferenti alla purezza dell'idioma natio, abbreviano ulteriormente la formula mediante un uso tecnico del verbo tastare, al quale danno il significato di comandarsi per l'operazione di tastare e di farsi tastare. E al giorno d'oggi il gergo della società ben educata delle classi superiori sancisce un barbarismo come signor Rossi. Posso tastare il signor Bianchi? Il mio lettore non creda però che il tastarsi. Il mio lettore non creda però che il tastarsi sia da noi il procedimento fastidioso che sarebbe da voi, o che noi troviamo necessario tastare tutti i lati di ogni individuo per poter stabilire a che classe appartiene. Una lunga pratica e un lungo allenamento, iniziati a scuola e continuati nell'esperienza della vita quotidiana, ci mettono in grado di distinguere subito, mediante il senso del tatto, fra gli angoli di un triangolo equilatero, di un quadrato e di un pentagono. E non ho bisogno di dire che il vertice scervellato di un isoscele è evidente anche al tocco più grossolano. Perciò, di regola, non è necessario tastare più di un solo angolo di un individuo.
Una volta accertato questo, se ne ricava la classe della persona a cui ci stiamo rivolgendo, a meno che costei non appartenga ai settori più elevati dell'aristocrazia. Lì la difficoltà è assai maggiore. Figurarsi che un laureato in belle lettere nella nostra università di Wentbridge ha fama di aver scambiato un poligono a 10 lati con uno a 12 lati. E non c'è un solo dottore in scienze di quella famosa università o di un'altra che possa sostenere di essere in grado di decidere prontamente e senza esitazione fra un membro dell'aristocrazia a 20 lati e uno a 24. Quei lettori che ricordino i succitati estratti delle leggi sulle donne non stenteranno a comprendere che il procedimento della presentazione per contatto richiede una certa attenta cautela, altrimenti gli angoli potrebbero infliggere al malaccorto tastatore danni fisici irreparabili. È essenziale per la sicurezza del tastatore che il tastato rimanga perfettamente immobile. Si è già dato il caso che un sobbalzo, un brusco cambiamento di posizione, sì, perfino uno sternuto violento, siano risultati fatali agli incauti, stroncando sul nascere più di una promettente amicizia. Questo è particolarmente il caso delle classi più basse dei triangoli. I membri di queste hanno l'occhio talmente lontano dal vertice che non sono quasi in grado di rendersi conto di quanto accade a quell'estremità dei loro contorni. Essi sono inoltre di natura rozza e volgare e per nulla sensibili al tocco delicato dei poligoni più articolati. Come meravigliarsi dunque se in passato, in modo involontario, di una testa ha potuto privare lo Stato di una vita preziosa? Mi è stato detto che il mio eccellente nonno, che fu tra i meno irregolari della sua infelice classe isoscele e che ottenne poco prima di passare a miglior vita 4 voti favorevoli su 7 dalla Commissione Sanitaria e Sociale per la promozione della classe degli equilateri, deplorava spesso, con una lacrima nell'occhio venerabile, un infortunio di questo genere, occorso al suo bis bis bisavolo, un rispettabile operaio con un angolo o cervello di 59 gradi e 30 primi. Secondo quanto egli raccontava, il mio povero avo, che soffriva di reumatismi mentre veniva tastato da un poligono a causa di una fitta improvvisa, passò involontariamente il grand'uomo lungo la diagonale. E questo incidente, vuoi per le conseguenze della sua lunga prigionia e degradazione, vuoi per il contraccolpo mortale sofferto da tutta la parentela del mio avo, fece indietreggiare la nostra famiglia di un grado e mezzo nella sua ascesa verso migliori destini. Il risultato fu che nella generazione successiva il cervello della famiglia risultò di soli 58 gradi e ci vollero 5 generazioni per recuperare il terreno perduto, cioè per raggiungere i 60 gradi pieni e concludere finalmente l'ascesa della posizione di isoscele. E tutta questa serie di calamità ebbe origine da un piccolo incidente nel procedimento del tastarsi. A questo punto mi pare di sentire qualcuno dei miei lettori più istruiti esclamare: "Che ne sapete di angoli, di gradi e di minuti primi, voi della Flatlandia? Noi un angolo lo possiamo vedere, perché in Spacelandia possiamo vedere 2 linee rette inclinate l'una verso l'altra. Ma voi che non siete in grado di vedere altro che una linea retta alla volta, come fate anche solo a discernere un angolo, per non dire a misurare angoli di ampiezza diversa?" Rispondo che sebbene noi gli angoli non possiamo vederli, possiamo però dedurli e con grande precisione. Il nostro senso del tatto, stimolato dalla necessità e sviluppato mediante un lungo allenamento, ci mette in grado di distinguere gli angoli con assai maggiore precisione che il vostro senso della vista, quando non si abbia a disposizione un regolo o un misuratore di angoli. E non devo tralasciare di spiegare che abbiamo dei grandi aiuti naturali.
È da noi una legge di natura che il cervello della classe isoscele cominci a mezzo grado o 30 primi e che aumenti, se vi riesce, in ragione di mezzo grado per ogni generazione, e ciò finché non avrà raggiunto la meta dei 60 gradi, quando si perde la condizione di schiavi e da uomini liberi si entra a far parte della classe dei regolari. Di conseguenza, è la stessa natura che ci dota di una scala ascendente o di un alfabeto angolare che va da mezzo grado fino ai 60 gradi, esemplari del quale sono collocati in ogni scuola elementare in tutto il paese. In seguito alle occasionali regressioni, come all'ancora più frequente ristagno morale e intellettuale, alla straordinaria fecondità delle classi dei criminali e dei vagabondi, c'è sempre un'eccedenza di individui della classe di mezzo grado e di un grado e un'abbondanza notevole di esemplari fino ai 10 gradi. Questa gente è affatto priva di diritti civili. E poiché un gran numero di loro non ha neanche quel minimo di intelligenza che basterebbe per fare il militare, gli stati li destinano al servizio dell'istruzione, immobilizzati a mezzo di catene, in modo da eliminare ogni possibilità di pericolo. Li si colloca nelle aule delle nostre scuole per l'infanzia, dove il Ministero dell'Istruzione li utilizza per insegnare ai rampolli della borghesia quel tatto e quell'intelligenza di cui quelle infelici creature sono per parte loro totalmente prive. In certi stati gli esemplari vengono ogni tanto nutriti e la loro esistenza è tollerata per diversi anni, ma nelle regioni più temperate e meglio regolate si ritiene che a lungo andare, nell'interesse dell'educazione dei giovani, sia più vantaggioso risparmiare il cibo e rinnovare gli esemplari ogni mese, che è all'incirca la durata media della classe criminale, una volta che sia stata privata del sostentamento. Nelle scuole più modeste, quello che si risparmia prolungando la vita dell'esemplare va perso in parte nella spesa per il suo nutrimento e in parte nella diminuita precisione degli angoli, che dopo qualche settimana di tastamento costante si deteriorano. E fra i vantaggi del sistema più costoso, non dobbiamo dimenticare che esso tende in misura lieve ma percettibile a ridurre la strabocchevole popolazione isoscele, obiettivo questo che ogni uomo di stato della Flatlandia tiene costantemente presente. Tutto sommato, dunque, pur non ignorando che in parecchie commissioni scolastiche d'estrazione popolare vi è una razione in favore del sistema economico, come lo chiamano, io propendo alquanto a ritenere che questo sia uno dei numerosi casi in cui chi più spende, meno spende. Ma non voglio lasciarmi fuorviare da questioni di politica scolastica. Spero di aver già detto quanto basta per dimostrare che il riconoscimento mediante il contatto non è un procedimento tanto fastidioso o approssimativo quanto si sarebbe potuto credere, ed è chiaramente più attendibile del riconoscimento mediante l'udito. Resta comunque, come ho sottolineato sopra, l'obiezione che il metodo non è privo di pericoli. Per questa ragione, molta gente nelle classi medie e inferiori e tutti senza eccezione negli ordini poligonali e circolari preferiscono un terzo metodo alla descrizione del quale sarà riservato il paragrafo seguente. Ragazzi, però non mi potete fare ammazzare dalle risate così mentre leggo il libro, cioè siete cattivi. A me comunque sta piacendo, mi sto divertendo un sacco. Sul riconoscimento a vista. Adesso mi si accuserà di incongruenza. Nei paragrafi precedenti ho detto che in Flatlandia tutte le figure hanno l'aspetto di una linea retta. Ho aggiunto, ovvero l'ho dato per scontato, che di conseguenza non è possibile utilizzare l'organo visivo per distinguere fra individui di classi diverse.
Eppure mi sto ora accingendo a spiegare ai miei critici della Spacelandia come facciamo a riconoscerci a vicenda mediante il senso della vista. Se tuttavia il lettore vorrà prendersi il disturbo di tornare al passo in cui ho definito universale il riconoscimento mediante il contatto, egli troverà questa riserva fra le classi inferiori. È solo fra le classi più alte e nei nostri climi più temperati che viene praticato il riconoscimento a vista. Che questa possibilità esista in qualsiasi regione per qualsiasi classe è una conseguenza della nebbia, la quale, per la maggior parte dell'anno, regna dappertutto, con l'eccezione delle zone torride. E quello che per voi in Spacelandia è considerato una calamità, che cancella il paesaggio, deprime gli spiriti e mina la salute, è salutato da noi come una benedizione di poco inferiore all'aria stessa, come nutrice delle arti e progenitrice delle scienze. Ma lasciate che vi spieghi che cosa voglio dire, senza altri elogi per questo benefico elemento. Se non ci fosse la nebbia, tutte le linee sarebbero ugualmente e indifferentemente nitide, come infatti avviene in quelle infelici regioni dove l'atmosfera è perfettamente asciutta e trasparente. Ma dovunque ci sia una buona dose di nebbia, ecco che gli oggetti a una distanza, diciamo di 1 metro, sono sensibilmente meno nitidi di quelli che si trovano a 95 centimetri. Di conseguenza, con l'esperienza di un'attenta e costante osservazione della maggiore o minore nitidezza, siamo in grado di dedurre con grande precisione la configurazione dell'oggetto osservato. Per quello che voglio spiegare, un esempio varrà meglio di un intero volume di discorsi generici. Immaginate che io veda venire verso di me due individui del cui rango voglio accertarmi. Supponiamo che essi siano un mercante e un medico, ovvero in altre parole un triangolo equilatero e un pentagono. Come farò a distinguerli? Per qualunque fanciullo dello Spacelandia che abbia toccato la soglia degli studi geometrici, sarà ovvio che io, se posso dispormi con l'occhio in modo che lo sguardo bisechi un angolo A dell'estraneo che si avvicina, quello che vedrò di lui sarà per così dire equamente ripartito fra i suoi due lati a me più vicini, cioè CA e AB, così che io li contemplerò imparzialmente ed entrambi mi appariranno delle medesime dimensioni. Ora, nel caso della figura 1, il mercante che cosa vedrò? Il mercante che cosa vedrò? Vedrò una linea retta DAE, il cui punto centrale, A, sarà assai nitido, essendo il più vicino a me, ma dalle due parti, sui due lati, la linea si farà sempre meno nitida, fino a sfumare rapidamente nel vago, perché i lati AC e AB si perdono rapidamente nella nebbia. E quelle che mi sembrano le estremità del mercante, cioè D ed E, saranno assai offuscate. D'altra parte, nel caso della figura 2, il medico, benché anche qui io veda una linea D A E con un centro nitido A, pure la rapidità con cui la linea si offuscherà sarà minore, perché i lati A C A B si perderanno meno rapidamente nella nebbia. E quello che mi appariranno le estremità del medico. E quelle che mi appariranno le estremità del medico, cioè D ed E, non saranno altrettanto offuscate che le estremità del mercante. Il lettore avrà probabilmente capito da questi due esempi, dopo un lunghissimo allenamento rafforzato da un'esperienza costante, sia possibile alle nostre classi istruite discernere con una certa precisione fra gli ordini medi e quelli inferiori mediante il senso della vista. Se i miei protettori della Spacelandia hanno afferrato questo concetto generale, almeno fino al punto di concepirne la possibilità e non respingere la mia descrizione come totalmente incredibile, avrò raggiunto tutto quanto posso ragionevolmente attendermi. Se tentassi di aggiungere ulteriori particolari, riuscirei soltanto a rendere più perplesso il lettore. Tuttavia, a beneficio dei più giovani e inesperti, che altrimenti forse crederebbero che due semplici esempi che ho dato sopra sul modo in cui saprei riconoscere mio padre e i miei figli, che il riconoscimento a vista sia un procedimento semplice, sarà forse opportuno sottolineare che nella pratica la maggior parte dei problemi del riconoscimento a vista sono assai più sottili e complessi.
Se per esempio, quando mi viene vicino mio padre, il triangolo gli capita di presentarmi il lato invece dell'angolo, finché non gli avrò chiesto di effettuare una rotazione oppure non l'avrò esplorato con l'occhio tutto intorno, io rimarrò in dubbio se non sia per caso una linea retta, o in altre parole, una donna. Ancora trovandomi in compagnia di uno dei miei due nipoti esagonali, se proprio di fronte a me o uno dei suoi lati, AB, sarà evidente dal diagramma qui riportato che io vedrò una linea intiera, AB abbastanza nitida, solo lievemente offuscata all'estremità, e due linee più piccole, CA e BD, assai pallide per tutta la loro lunghezza, e che lo sono sempre di più via via che si va verso le estremità CD. Ma non devo cedere alla tentazione di dilungarmi su questi punti. L'ultimo matematico della Spacelandia non avrà difficoltà a credermi quando affermo che i problemi della vita che si presentano alle persone istruite quando si muovono esse stesse, quando stanno cioè girandosi, avanzando e indietreggiando, e contemporaneamente tentano di discernere mediante il senso della vista fra un numero di poligoni d'alto rango che a loro volta si muovono in direzioni diverse, come per esempio in un salotto o in una sala da ballo, sono di natura tale da mettere alla prova l'angolarità dei più intelligenti e da giustificare ampiamente i ricchi emolumenti dei professori emeriti di geometria, tanto statica quanto cinetica, nell'illustre università di Wentbridge, dove la scienza è il E l'arte del riconoscimento a vista vengono regolarmente insegnate a nutrite classi delle élite degli stati. Non sono numerosi quei rampolli delle nostre casate più nobili e ricche che siano in grado di dedicare il tempo e il denaro necessario all'esercizio di quest'arte nobile e preziosa. Persino io, matematico di levatura non mediocre e nonno di due esagoni di alte aspirazioni e di perfetta regolarità, se mi capita di essere nel mezzo di una folla in movimento di poligoni delle classi più alte, mi trovo talvolta in serio imbarazzo. Imbarazzo. Ho perso il segno, scusate. E naturalmente, all'occhio di un comune mercante o di un servo, una simile vista è indecifrabile, quasi quanto lo sarebbe per te, o mio lettore, se fossi di colpo trasportato nel nostro paese. In una folla del genere intorno a voi non vedreste altro che una linea in apparenza retta, ma le cui parti varierebbero irregolarmente e perpetuamente di lucentezza e di opacità. E anche se foste arrivati al quart'anno dei corsi pentagonali ed esagonali all'università e se quindi aveste una perfetta conoscenza teorica dell'argomento, trovereste ugualmente che c'è ancora bisogno di parecchi anni di esperienza prima di potervi aggirare in una folla elegante senza urtare le persone più altolocate di voi, cui non sta bene chiedere di lasciarsi tastare e che anche grazie alla loro superiore cultura ed educazione sanno tutto dei vostri movimenti, mentre voi sapete molto poco o nulla dei loro. In una parola, per comportarsi con perfetta proprietà in una società poligonale, si dovrebbe essere un poligono. Tale almeno è l'amaro succo della mia esperienza personale. È sorprendente quanto l'arte, o piuttosto l'istinto del riconoscimento a vista, si sviluppi con l'esercizio abituale e soprattutto evitando la pratica del tastarsi. Come da voi i sordomuti, che una volta che abbiano la facoltà di gesticolare e di servirsi dell'alfabeto delle mani, non riacquistano più l'arte più difficile, ma tanto più preziosa del parlare con le labbra e di comprendere i movimenti delle labbra altrui, così è da noi per quanto riguarda vedere e tastare. Chi ha incominciato a tastare nei primi anni della propria vita non imparerà mai a vedere alla perfezione. Per questa ragione, nella nostra elite, il tastarsi viene disapprovato, se non addirittura proibito.
Invece di mandare i loro bambini alle scuole elementari pubbliche, dove si insegna l'arte di tastare, li mandano ancora giovanissimi a certi seminari superiori, riservati solo a loro. E tastare alla nostra illustre università è considerato una mancanza grave, punita con una nota di biasimo la prima volta e l'espulsione punita con una nota di biasimo la prima volta e l'espulsione la seconda. Ma per le classi inferiori l'arte del riconoscimento a vista è un lusso irraggiungibile. Un comune commerciante non può permettersi di mantenere il figlio a passare un terzo della propria vita in studi astratti. Perciò i figli dei poveri sono autorizzati a tastare sin da piccoli e ne guadagnano una precocità e una vivacità che contrastano dapprima in modo assai positivo con l'apatia e con la maturazione lenta e poco brillante dei giovani della classe poligonale che non abbiano ancora completato la loro educazione. Ma appena questi ultimi hanno terminato i corsi universitari e sono pronti a mettere in pratica la teoria appresa, sopraggiunge in loro un cambiamento che può paragonarsi quasi a una rinascita. E in men che non si dica, li si vede raggiungere e distanziare i loro rivali triangolari in ogni arte, scienza e attività sociale. Sono pochi i membri della classe poligonale che non riescono a superare l'esame finale o esame di congedo all'università. Le condizioni di questa disgraziata minoranza sono davvero deplorevoli. Respinti dall'elite, sono allo stesso tempo disprezzati dalle classi inferiori. Non hanno né la capacità maturate e metodicamente educate dai laureati poligonali, né la naturale sveltezza e la mercurialità dei giovani commercianti. Le professioni, gli impieghi pubblici sono loro preclusi e sebbene nella maggior parte degli stati non venga loro proibito di sposarsi, pure essi incontrano le massime difficoltà nel contrarre nozze adeguate, poiché l'esperienza insegna che la prole di siffatti genitori, disgraziati e poco dotati, è di solito essa pure disgraziata, se non addirittura irregolare. Proprio da questi esemplari di scarto della nostra aristocrazia, i grandi tumulti e sedizioni delle epoche passate hanno generalmente derivato i loro capi, con conseguenze talmente dolorose che una minoranza sempre crescente dei nostri uomini di Stato più lungimiranti è del parere che prescrivere la soppressione totale sarebbe in fondo un atto di vera pietà. Essi propongono che tutti coloro che non superano l'esame finale all'università siano o imprigionati a vita, o eliminati con una morte indolore. Ma ecco che mi colgo a fare una digressione nel campo delle irregolarità, materia di interesse tanto vitale da richiedere un paragrafo a parte. Sulle figure irregolari. Nelle pagine precedenti ho dato per scontato, forse avrei dovuto specificarlo all'inizio facendone un ben distinto e fondamentale assioma, che ogni essere umano della Flatlandia è una figura regolare. Ossia, è di costruzione regolare. Voglio dire con questo che non basta che una donna sia una linea, deve essere una linea retta. Artigiani e soldati devono avere due lati uguali. I commercianti devono avere tre lati uguali, gli avvocati, classe a cui io umilmente appartengo, quattro lati uguali e in genere in ogni poligono tutti i lati devono essere uguali. Le dimensioni dei lati dipendono naturalmente dall'età dell'individuo. Una femmina appena nata misurerà un paio di centimetri di lunghezza, mentre una donna di una certa statura potrà arrivare ai 30 centimetri. Quanto ai maschi di ogni classe, si può dire approssimativamente che la lunghezza totale dei lati di un adulto, se si fa la somma, è di 65 centimetri o poco più. Ma ora non parlo della misura dei nostri lati, parlo della loro uguaglianza e non c'è bisogno di riflettere troppo per capire che tutta la vita sociale della Flatlandia riposa sul fatto fondamentale che la natura vuole che tutte le figure abbiano i lati uguali. Se avessimo i lati disuguali, anche i nostri angoli potrebbero essere disuguali.
Non basterebbe più tastare o valutare a vista un solo angolo per determinare la forma di un individuo. Bisognerebbe misurare tutti gli angoli, uno per uno, procedendo a tastarli. Ma la vita sarebbe troppo corta per una simile fastidio brancola per un simile fastidioso brancolamento. Perirebbe immediatamente ogni scienza e arte di riconoscimento a vista, e il tastare, nella misura in cui è un'arte, non sopravvivrebbe per molto tempo. Ogni contatto umano diventerebbe pericoloso e impossibile. Sarebbe la fine di ogni fiducia, di ogni previsione. Nei più elementari rapporti sociali nessuno si sentirebbe più sicuro. In una parola, la civiltà ricadrebbe nelle barbarie. Corro troppo? Mi seguono i miei lettori in queste ovvie conclusioni? Senza dubbio, un momento di riflessione e un solo esempio tratto dalla vita di ogni giorno basteranno a convincere tutti che il nostro intero sistema sociale è fondato sulla regolarità, ovvero sull'uguaglianza degli angoli. Dunque, poniamo che incontriate due o tre commercianti per strada e che li riconosciate subito, per tali, dopo uno sguardo ai loro angoli e ai loro lati che si fanno via via più sfumati. E che quindi li invitiate a pranzo a casa vostra. Oggi come oggi, questo potete farlo in perfetta sicurezza, perché tutti conoscono con un'approssimazione di 2 o 3 centimetri l'area occupata da un triangolo adulto. Ma supponete che il vostro commerciante si trascini dietro al suo vertice regolare e rispettabile un parallelogramma con una diagonale di 28 o 30 centimetri, come vi regolereste con un simile mostro incastrato nella porta di casa vostra? Ma offendo l'intelligenza dei miei lettori, continuando così a spiegare cose che saranno più che evidenti a chiunque goda i vantaggi di abitare in Spacelandia? È ovvio che in circostanze tanto funeste misurare un angolo solo non basterebbe più. Si passerebbe la vita a tastare o a ispezionare il perimetro dei propri conoscenti. Già ora le difficoltà per evitare una collisione in una folla sono tali da mettere alla prova la sagacia perfino di un quadrato istruito. Ma se nessuno potesse fidarsi della regolarità di una sola figura che incontra, non ci sarebbe più altro che caos e confusione. E il minimo allarme causerebbe seri danni, o se per caso fossero presenti donne e soldati, magari anche una considerevole perdita di vite umane. Perciò l'opportunità collabora con la natura nell'imprimere il sigillo della sua approvazione sulla regolarità di conformazione. Nella legge è rimasta indietro nel secondare i loro sforzi. Irregolarità di figura ha da noi lo stesso significato, o anche peggiore, che ha da voi una combinazione di stortura morale e di criminalità, ed è trattata di conseguenza. È vero che non mancano alcuni propagatori di paradossi, i quali sostengono che non si deve postulare una connessione fra irregolarità geometrica e quella morale. L'irregolare, dicono, è sin dalla nascita guardato con sospetto dai suoi stessi genitori, è deriso dai fratelli e dalle sorelle, è trascurato dai domestici, schernito e tenuto in disparte dalla società, oltre che escluso da ogni posto di responsabilità e di fiducia e da ogni attività produttiva. Ogni sua mossa è rigidamente sorvegliata dalla polizia fin quando diventa maggiorenne e si sottopone a un'ispezione, e allora o lo si elimina se si scopre che supera il margine stabilito di deviazione, oppure lo si seppellisce vivo in un ufficio governativo come impiegato di settima classe. Gli si proibisce di contrarre nozze, lo si obbliga a lavorare come uno schiavo o un'occupazione priva di interesse o con uno stipendio miserabile, lo si costringe a stare a pensione presso l'ufficio e a passare anche le vacanze sotto una stretta sorveglianza. Come si fa a stupirsi se la natura umana, anche la migliore e la più pura, si amareggia e si corrompe in tali condizioni? Argomentazioni più che ragionevoli, ma non riescono a convincermi, come non hanno convinto i nostri statisti più saggi che i nostri antenati abbiano errato stabilendo come assioma politico che la tolleranza dell'irregolarità è compatibile con la sicurezza dello Stato. Non ci sono dubbi che la vita di un irregolare sia una vita grama, ma che sia così lo richiedono gli interessi della maggioranza.
Che ne sarebbe delle arti della vita se si permettesse a un uomo con un davanti triangolare e un di dietro poligonale di esistere e di propagare una discendenza ancora più irregolare? Si dovranno forse alterare tutte le case, le porte, le chiese di Flatlandia per fare luogo a tali mostri? Si dovrà richiedere ai nostri bigliettai di misurare il perimetro di tutti, uno per uno, prima di consentire l'accesso in un teatro o in una sala di conferenze? Si dovrà esentare un irregolare dal servizio militare? E se no, come si farà a impedirgli di seminare la rovina tra le fila dei suoi commilitoni? Ancora, quali irresistibili tentazioni di imposture fraudolente debbono fatalmente assediare una creatura simile? Che gli ci vorrebbe a entrare in un negozio presentando il suo davanti poligonale e ordinare a un commerciante fiducioso merci in quantità illimitata? Lasciamo pure che gli avvocati di una filantropia a torto così chiamata insistano quanto vogliono per l'abrogazione delle leggi penali sugli irregolari. Quanto a me, non ho mai conosciuto un irregolare che non fosse anche quello che natura voleva che fosse, un ipocrita, un misantropo e per quanto ne avesse la possibilità, un perpetratore di ogni genere di misfatti. Non che io sia pronto a sottoscrivere oggi come oggi le misure estreme adottate in alcuni stati dove un neonato il cui angolo presenti una deviazione della normalità di appena mezzo grado viene sommariamente eliminato all'atto della nascita. Abbiamo esempio di uomini tra i più nobili e capaci, uomini a volte di autentico genio che si sono ritrovati a lottare nei primi anni contro deviazioni perfino di 45 minuti primi e anche più. E la perdita delle loro vite preziose sarebbe stata un danno irreparabile per lo Stato. L'arte poi della medicina vanta alcune delle sue conquiste più fulgide nelle compressioni, estensioni, trapanature, collegamenti e altre operazioni chirurgiche o dietetiche, grazie alle quali l'irregolarità è stata curata in parte o del tutto. Auspicando pertanto una via media, non vorrei stabilire una linea di demarcazione netta e assoluta, ma proporrei piuttosto che, se al momento in cui di solito il contorno si sta incominciando ad assestare, il responso della commissione medica dice che la guarigione è poco probabile, il rampollo irregolare sia tolto di mezzo, pietosamente e in modo indolore. Sull'antica pratica della pittura. Se i miei lettori mi hanno seguito con attenzione fino a questo punto, non si sorprenderanno alla notizia che in Flatlandia la vita è abbastanza monotona. Non voglio dire, naturalmente, che laggiù non vi siano battaglie, cospirazioni, tumulti, fazioni e tutti quegli altri fenomeni che, a quanto si ritiene, rendono interessante la storia, e non vorrei neanche affermare che il nostro strano miscuglio di problemi di vita e di problemi di matematica, suscitando continuamente congetture e immediate verifiche, non dia alla nostra esistenza una vivacità, un sapore di cui voi, in Spacelandia, non potete rendervi conto. Se adesso dichiaro che da noi la vita è monotona, parlo da un punto di vista estetico e artistico, e dal punto di vista dell'estetica e dell'arte lo è veramente, assai. E come potrebbe essere altrimenti quando tutto quel che si vede, ogni paesaggio, ogni monumento, e ritratti, fiori, nature morte, non sono altro che una linea, con nessun'altra variante che diverse gradazioni di lucentezza e opacità? Non è sempre stato così. Se dobbiamo credere alla tradizione, una sola volta in un periodo di una mezza dozzina di secoli o più, il colore gettò uno splendore transitorio sulle vite dei nostri progenitori più lontani. Un pentagono, il cui nome viene tramandato in forme diverse, scoprì per caso le componenti dei colori più semplici, nonché un metodo rudimentale di pittura, e si racconta che cominciasse dapprima con la decorazione della propria casa. Poi con quella dei suoi schiavi, poi di suo padre, dei suoi figli e nipoti, e da ultimo di se stesso.
I vantaggi e la bellezza dei risultati furono subito chiari a tutti. Dovunque cromatiste, poiché le fonti più degne di fiducia concordano nel chiamarlo con questo nome, volgesse il suo contorno variegato, subito attirava l'attenzione e imponeva il rispetto. Nessuno aveva bisogno di tastarlo, nessuno scambiava il suo davanti con il suo di dietro. Ogni suo movimento era percepito subito dai vicini, senza il minimo sforzo per le loro facoltà deduttive. Nessuno cozzava contro di lui, né evitava di cedergli il passo. Alla sua voce era risparmiata la fatica di quell'estenuante emissione mediante la quale noi quadrati e pentagoni incolori siamo spesso costretti a proclamare la nostra identità quando ci muoviamo in mezzo a una folla di isosceli ignoranti. La moda dilagò come un incendio. Prima che fosse passata una settimana, ogni quadrato e triangolo del distretto aveva seguito l'esempio di cromatiste e solo pochi fra i pentagoni più conservatori continuavano a tenere duro nelle loro posizioni. Dopo un mese o due, persino i dodecagoni furono contagiati dall'innovazione. Non era passato un anno che l'abitudine era dilagata fra tutti, con la sola eccezione della nobiltà più alta. Non c'è bisogno di dire che ben presto l'uso si fece strada dal distretto di cromatiste alle regioni circostanti e nello spazio di 2 generazioni nessuno fu più incolore in tutta Flatlandia, con l'eccezione delle donne e dei preti. Qui la natura stessa pareva ergere una barriera ed esigere che l'innovazione non fosse estesa a queste due classi. La multilateralità era il pretesto principale degli innovatori. Distinzione di lati comporta, secondo natura, distinzione di colori. Questo era il sofisma che in quei giorni passava di bocca in bocca, convertendo di colpo città intere alla nuova moda. Ma era chiaro che un tale assioma non riguardava né i nostri preti né le nostre donne. Queste avevano un lato solo, e perciò, se di plurale pedantescamente si deve parlare, erano senza lati. Quelli, almeno quando rivendicavano la pretesa di essere in realtà dei circoli autentici e non dei semplici poligoni di classe elevata dotati di un numero infinitamente grande e di lati infinitamente piccoli, avevano l'abitudine di vantarsi, al contrario delle donne che lo ammettevano a stento lamentandosene, di non aver lati neanche loro. Di godere invece della fortuna di un perimetro costituito da una linea sola, ovvero, in altre parole, di avere una circonferenza. Perciò queste due classi non vedevano alcuna consistenza nel cosiddetto assioma secondo cui distinzione di lati comporterebbe distinzione di colori. E quindi, quando tutti gli altri si furono arresi al fascino della decorazione corporea, solo i preti e le donne rimasero mondi della contaminazione della tinta. Chiamateli pure immorali, licenziosi, anarchici, antiscientifici, tutto quello che volete. Ma da un punto di vista estetico, quei giorni antichi della rivoluzione del colore furono l'infanzia gloriosa dell'arte in Flatlandia. Un'infanzia, ahimè, che non maturò mai in virilità, che anzi non raggiunse nemmeno il fiore della giovinezza. Vivere era allora una delizia di per sé, perché vivere voleva dire vedere. Anche in un piccolo trattenimento, la compagnia era un piacere per gli occhi. L'esuberante varietà di tinte del pubblico di una chiesa o di un teatro si dice abbia distratto più di una volta i nostri predicatori migliori e gli attori più esperti. Ma più affascinante di tutto si dice fosse la magnificenza inesprimibile di una parata militare. La vista di 20.000 isosceli in formazione di battaglia che eseguivano un improvviso dietrofront sostituendo il nero intenso delle loro basi con l'arancione e la porpora dei due lati che racchiudevano il loro angolo acuto, la milizia dei triangoli equilateri in tricolore, bianco, rosso e blu, il mauve,
L'oltremare, l'arancione e l'ambra bruciata dei quadrati e artiglieri che roteavano veloci intorno ai loro cannoni vermigli, i guizzi e i barbagli dei pentagoni e degli esagoni a cinque e sei colori che correvano da un posto all'altro svolgendo le loro funzioni di chirurghi, geometri, aiutanti di campo. Tutto questo deve essere stato tale da rendere credibile il celebre aneddoto secondo cui un illustre circolo, sopraffatto dall'artista. Dall'artistica bellezza delle forze ai suoi comandi, avrebbe gettato via il suo bastone di maresciallo e le sue decorazioni, esclamando che da allora in poi egli li avrebbe scambiati con il pennello dell'artista. Il linguaggio ed il vocabolario stessi del tempo sono una parziale testimonianza nella splendida, raffinata sensualità che allora ebbe a regnare sovrana. Si direbbe che le espressioni più comuni usate dai modesti cittadini dell'epoca della rivoluzione del colore fossero soffuse di sfumature più ricche di parole e di pensiero. E a quell'era noi dobbiamo ancora oggi la nostra poesia più alta e quel po' di ritmo che a tutt'oggi può trovarsi nei dettati più scientifici dei nostri tempi moderni. Ragazzi, io per stasera non ce la faccio più. Adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Il libro è parecchio strano, però mi sta piacendo, lo sto trovando molto divertente. Notte Casper. vi abbraccio tutti, vi auguro la buonanotte. Domani sera sarò in live con Zero e l'avido alchimista. Leggeremo alcuni passaggi tratti da Guida Galattica per autostoppisti. Si spera che sarà una serata molto divertente e un po' surreale. Quindi, se vi farà piacere, domani sera intorno alle 21:30 ci sarà la live. Niente, qui sul mio canale. Quindi, spero di vedervi. Insomma, che siate belli carichi, così almeno ci facciamo due risate tutti insieme. Con Flatlandia ci sentiamo dopodomani notte e vediamo se riesco a finirlo in una o due serate, perché non è un libro lunghissimo, quindi probabilmente me la caverò con una lettura se sarò particolarmente in forma. Vi abbraccio tutti quanti, ci vediamo prestissimo e grazie per il supporto e grazie per mettere alla prova la mia concentrazione. Insomma, è bello vedere che tutto sommato riesco a leggere senza spatasciarmi dalle risate, a leggere i vostri commenti folli. Ma quanto siete matti, ragazzi? Vi voglio bene. Ciao.